vogliamo vedere un attimo. Altri esempi sia di quelli che abbiamo chiamato cilindri, sia di superfici di rotazione in R3. Anche se noi non abbiamo ancora definito le superfici, ma in realtà diciamo come luoghi degli zeri di equazioni di un'equazione in R3. Per esempio, vediamo questa equazione qua. Se io ho y uguale x e siamo in R3, se ho y uguale x e siamo in R3, allora questo che cos'è? Non è altro che un piano verticale. Questa nel piano XY lascia come traccia, come sezione, la bisettrice del primo e terzo quadrante, quindi passa per l'origine, questo piano contiene l'asse Z, e il piano verticale che passa per la retta Y uguale a X nel piano XY e per l'asse Z. Però è sempre un cilindro, eh. Perché è un cilindro? Perché la Z non ci sta. Vedete? Io prendo la retta Y uguale a X, tiro su e ottengo tutti i punti di questo piano. Prendiamo un altro esempio. Prendiamo per esempio X quadro meno Y quadro uguale a 1. Allora questo che cos'è? Nel piano XY è un'iperbole che ha per asintoti y uguale a x e y uguale a meno x, ed è più o meno fatta così nel piano XY, quindi passa di dietro qua, no? E poi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tirare sopra cilindro, cilindro. Quindi vedete, abbiamo il cilindro costruito al di sopra di questi iperboli. Cioè, tiriamo su in verticale da ogni punto dell'iperbole, tiriamo su, otteniamo una figura fatta a due, diciamo due fogli con fatti da tante rette verticali che però, se quando vado a tagliare in orizzontale, hanno un profilo iperbolico. E quindi a questo punto potete fare qualunque esempio, no? Quando vedete f di xy uguale a 0, fate il profilo, quella è la sezione, a ogni livello z, se non compare la z ovviamente, la sezione è sempre la stessa. Quindi semplicemente capire il cilindro è facile. Questi si chiamano tutti cilindri. Ovviamente stiamo parlando di, questa è una superficie cilindrica, mentre invece se abbiamo una disequazione nel piano XY abbiamo un cilindro vero e proprio, cioè un solido cilindro. Il cilindro tradizionale è quello che ha per sezione, la superficie cilindrica è quello che ha per sezione una circonferenza, e per il cilindro vero e proprio è quello che ha per sezione un cerchio, quello tradizionale. Però in realtà questi sono tutti, diciamo, in matematica si chiamano tutti cilindri. Ok, andiamo a vedere invece il discorso dei solidi e delle superfici di rotazione. Partiamo da un esempio molto semplice che abbiamo già accennato nell'ora precedente.
andiamo a prendere nel piano ZX la parabola Z uguale X quadro. Allora, facciamo, allora, notiamo che questa parabola è simmetrica rispetto all'asse Z e facciamo ruotare il tutto producendo attorno all'asse Z, producendo una nuova coordinata nello spazio. Quindi stavolta abbiamo X. Qual è l'equazione della superficie generata dalla parabola? Data la simmetria, quando il ramo di parabola che sta di qua arriva dall'altra parte, si sovrappone perfettamente a questo, oppure se preferite non dire così, prendete soltanto il ramo della parabola che stava per le x positive e fatelo ruotare 360 gradi di 2π. Allora, trovare l'equazione di questa superficie è facile, per quale motivo? Voi prendete un punto al livello, a un certo livello z uguale a z a 0. Allora, questo qua cosa mantiene costante nella rotazione? La distanza dall'asse z. Ma chi è la distanza dall'asse z? È la coordinata x al quadrato più la coordinata y al quadrato radice di. Però questa z era uguale a questa coordinata al quadrato. Almeno quella, io qui avevo z uguale x quadro. Quindi z, la coordinata z è uguale alla coordinata x al quadrato. Quindi la distanza, la coordinata x rappresenta esattamente la distanza su questo punto dall'asse z. Quindi, siccome questa distanza rimane costante, io devo avere che z deve essere uguale a questa distanza al quadrato, cioè x quadro più y quadro. Ok? Facciamo un altro esempio. Andiamo a prendere z, qua abbiamo x, questa è l'equazione x quadro meno z quadro uguale 1. Adesso se lo faccio ruotare attorno all'asse z, se faccio ruotare questa figura attorno all'asse z, ottengo qualcosa fatto così. Questo sta di dietro, disegniamolo tratteggiato. Questa figura si chiama iperboloide continuo, ovviamente. E quale sarà la sua equazione? Qua c'è sempre z, qua c'è x e qua c'è y. Allora, l'idea è che x mi diventa la radice di x quadro più y quadro, perché x rappresentava la distanza all'asse z, quella rimane costante, ma nella rotazione la distanza all'asse z diventa questa. Quindi questa equazione diventa x quadro più y quadro meno z quadro uguale 1. E otteniamo, si può vedere che questo è vero, perché diciamo, se prendiamo la, mettiamo x uguale a 0, otteniamo la stessa equazione di prima, se mettiamo x uguale a 0 otteniamo
un'iperbole fatta allo stesso modo, che è quella quotata di 90 gradi. Questo si chiama iperbologia a una falda. Io però potrei far ruotare questa figura anche attorno all'asse X. Se la faccio ruotare attorno all'asse X, stavolta cosa ottengo? Ottengo un'altra figura completamente, che sembra completamente diversa, però in realtà anche questa è un'iperbologia. Allora, questo però era X stavolta, questo è Y e questo è Z. Qua non posso scambiare la X con la Y perché ci ho fatto ruotare attorno all'asse X. Posso, ecco, chiamare, per avere la terna bevogira, posso chiamare questo Y e questo Z, perché stavolta è Z che produce la coppia di variabili, ruotando va sulla coppia di variabili YZ. Quindi cosa? Quindi stavolta devo mandare Z, deve diventare la radice di Y quadro più Z quadro, per produrre questo caso qua, questa rotazione qua. Quindi cosa mi viene? Siccome qua è però X quadro meno Z quadro uguale a 1, qua mi verrà l'equazione di questa, di quest'altro iperboloide, sarà X quadro meno Y quadro meno Z quadro uguale 1. Oh, questo si chiama iperboloide a una falda e questo si chiama iperboloide a due falde. Qual è la differenza? La differenza è che quando, allora, cos'era una conica? Una conica era qua, ci avete una matrice A11, A14, qua ci avete ancora A14, la matrice simmetrica A44, chiamerà quadrica. Una conica era il luogo degli zeri di un polinomio di grado 2. Il polinomio di grado 2, se vi ricordate, c'era xy1, poi c'era la matrice 3x3 e poi c'era xy1 in verticale, si faceva il prodotto matriciale e si uguagliava a 0 e veniva il generico, la generica equazione polinomio di secondo grado in x e y uguale a 0. E quando abbiamo studiato le coniche in analisi 2 abbiamo visto che, a meno di casi degeneri, tutte le coniche erano ellissi, parabole o iperbole. Ok? Stavolta è un poco più complicata la situazione, perché innanzitutto, vabbè, cosa dipenderà? Facciamo solo un accenno di 5 minuti, non è che mi voglio mettere a fare le quadre, che è un argomento di geometria. Però un accenno di 5-10 minuti si può fare. Noi cosa facevamo? Noi sappiamo per il lemma di Schur che questa qua si può diagonalizzare mediante matrici ortogonali, perché è una matrice simmetrica. Quindi faccio una rotazione e la mia nuova matrice sarà del tipo, qua avremo A, B, C, D, poi 0, 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 0. A. Allora,
Quindi che mi succede? Che mi succede? Io avrò ax quadro nelle nuove variabili più by quadro più c z quadro più d uguale a 0. Attenzione che alcuni casi non sono compresi in questa, non tutte le coniche si possono mettere in questa formula qua, in questa forma qua, perché quando io faccio una matrice, una rotazione, attenzione che qua le variabili sono x, y, z e 1. Che cosa succede? Succede che quando applico quella rotazione 1 diventa una combinazione lineare di x, y, di x, y, z e 1. Anche in due variabili la parabola, se voi prendete x uguale x quadro, la potete diagonalizzare, però non mi verrà mai che qua c'è 1, perché se qua c'è 1 e qua c'è 1 e qua c'è 0, voi avete x quadro uguale a 1, che non è il caso, x quadro mettiamoci meno 1, x quadro uguale a 1, che non è il caso di una parabola, è il caso di due rette, ok? In realtà voi avete che y quadro, per esempio avete x quadro uguale y, ma perché diciamo prima ce l'avete qua, quando avete diagonalizzato è questo che è diventato y, facendo il cambiamento di variabile. Quindi non tutti i casi sono contenuti qua dentro, però molti sono contenuti. Allora, che cosa abbiamo? Allora, diciamo che d lo prendiamo per convenzione negativo. E allora cosa mi viene? Se questi tre sono tutti e tre positivi, avrò quello che si chiamerà un ellissoide. Se questi tre, diciamo, se avevamo uno di questi valori uguale a zero, allora appunto la diagonalizzazione non si poteva fare in questi termini, e in realtà invece di una parabola in genere abbiamo un paraboloide. Se invece questi qua sono due positivi e uno negativo, come in questo caso, questo è il caso che D è negativo, vedete, meno 1, abbiamo un iperboloide a una falda. Se invece è diciamo il contrario, cioè 1 è positivo e 2 sono negativi, dovremmo avere un iperboloide a due falde. Perché? Perché se uno è, diciamo, prendiamo questo caso qui, qui posso vedere che il piano ZY, cioè se metto x uguale a 0, qua non ho punti, mentre se metto x abbastanza grande i punti ce li ho, quindi come vedete questa figura è sconnessa, no? E la stessa cosa accade quando questi due sono negativi. Mettiamo che questi due siano negativi, se metto x uguale a 0, qua negativo, 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 non può essere uguale a 0, questo è strettamente negativo. Mentre invece se metto questo positivo e metto x molto grande, le soluzioni ce l'ho, quindi questa figura è sconnessa e quindi ho un iperboloide a due falde. Invece nell'altro caso ho un iperboloide a una falde. Va bene, quindi questo pure ci serve un pochino per capire alcune figure di rotazione. Diciamo, nel caso delle liste, allora, nel caso delle figure di rotazione però non abbiamo il caso generale, perché nel caso generale A, B e C possono essere diversi. Invece nel caso delle figure di rotazione dipende dal tipo di rotazione, ma due di questi parametri sono uguali. Perché nel momento in cui questa, allora mettiamo che io avevo ax quadro, quando vado a sostituire al posto di x questa, mi verrà ax quadro più ay quadro, cioè quindi il parametro relativo a x quadro e y quadro sarà lo stesso. Ok? E anche per quanto, per esempio, quanto riguarda un'ellisse, giusto per completezza facciamo anche questo caso qui, se io ho un'ellisse, quindi nel piano
qua stiamo ad A, e qua stiamo a B, allora l'equazione di queste liste è x quadro su A quadro più z quadro su B quadro uguale a 1. I semiassi sono A e B. Se lo faccio ruotare attorno all'asse z, di rotazione attorno all'asse z, questo mi produrrà la x divenne radice di x quadro più y quadro, poi elevato al quadrato alla radice silogica, quindi diventerà x quadro su a quadro più y quadro su a quadro più z quadro su b quadro uguale a 1. Se invece faccio ruotare attorno all'asse x, mi diventerà x quadro su a quadro più y quadro su b quadro più z quadro su b quadro uguale a 1. Quindi sono due rotazioni diverse, quindi perché è logico, perché se io faccio ruotare attorno all'asse x, questo rimane, cioè questo qua girando produce una circonferenza, quindi due semiassi lungo l'asse x e lungo l'asse y sono uguali. Se invece faccio ruotare attorno all'asse x, saranno i semiassi lungo l'asse z e lungo l'asse y che saranno uguali. È chiaro? Vabbè, quindi questo è un attimo, diciamo così, il presupposto di tutte queste cose che dobbiamo fare. Diciamo che ci possono essere utili per la descrizione degli insiemi. La descrizione degli insiemi ci è utile per fare gli integrali e, ripeto, ci sarà anche molto utile per fare studiare i problemi massimo e minimo per funzioni più variabili. Adesso andiamo a cercare di fare qualche esercizio. Prima di fare esercizi c'è un altro caso da sottolineare. Prendete questa equazione qui in R3, z uguale y quadro meno x quadro. Questo è un paraboloide, però non è di rotazione. È, diciamo, non so se esattamente si chiami paraboloide o si chiami, comunque è la sella. Diciamo, questa l'abbiamo già sfruttata in analisi 2, se vi ricordate, per descrivere i punti sella. Però questo è un paraboloide nel senso che questa equazione qua, come, che matrice ha? Se noi mettiamo x, y, z1 e x, y, z1, qui abbiamo meno 1, 0, 0, 1, poi abbiamo, mettiamoci 2, 0 come quantità, quindi ci mettiamo 1, 1, qua 0, 0, anzi qua mettiamo 1 e qua mettiamo meno 1. Quindi, come vedete, qua cosa mi viene? X quadro meno y quadro più 2z uguale 0, che è esattamente quello che funziona. Allora, voi vedete che qui nella matrice 3x3 gli autovalori sono 1, meno 1 e 0. Quindi un autovalore è 0. Quindi è la situazione analoga a quella di un paraboloide nel caso di una variabile, ok? Di una parabola nel caso di due variabili. Però gli altri due autovalori, siccome se ne rimangono, l'altra volta ne rimanevano due,
gli altri due non possono avere segno variabile. Quindi in quel caso è chiaro che era una parabola. A meno, ripeto, di casi del genere. In questo caso però i due autovalori possono avere tutti e due lo stesso segno o viceversa segno opposto. Nel caso dello stesso segno viene un paraboloide classico, magari non di rotazione, quindi diciamo quando voi avete fatto, quando abbiamo visto il paraboloide di rotazione, noi potremmo avere un paraboloide, che ne so, che quando facciamo la sezione invece di essere un cerchio sia un'ellisse. Ok? Allora questo qua non è un paraboloide classico perché non è, una, diciamo, non è un paraboloide nel senso di, diciamo, di figura di rotazione, però si chiama sempre paraboloide. In questo caso qua invece noi abbiamo, se vi ricordate, la classica figura a sella. Però la classica figura a sella è, diciamo, se tagliate in questa direzione ottenete parabole. Se tagliate in quest'altra direzione, cioè se io, allora proviamo a, che significa tagliare? Facciamo tutti e tre i casi. Se io taglio nella direzione mettendo x uguale costante, vedete, questa è una parabola, c più y uguale mezzi. Se taglio mettendo y uguale costante, questa è una parabola, è c meno y uguale mezzi. Solo se taglio sulla z, se metto z uguale costante, è un'iperbole. Chiaro? Comunque anche questa è una quadriga, ecco. Ora magari possiamo andare a controllare qual è il nome esatto con cui, qual è il suo nome esatto in geometria, però diciamo questa può esserci questa situazione nel caso che un autovalore sia uguale a zero. Poi naturalmente le superfici nelle tecniche sono solo le quadriche, stanno di tutti i tipi, quindi. Però visto che avevamo iniziato questo discorso sulle quadriche, mi sembrava opportuno dire qualcosa in più. Adesso, ripeto, andiamo a fare qualche esercizio. Allora, la prima è l'equazione, voglio capire se A è, se dice se A è positivo o negativo. Dove sta?
verso quindi intende qua specifica il volume dentro il paraboloide. No. Ho fatto la... Ho preso un pezzo da un esercizio, un pezzo da un altro. Ah no, ci sì, giusto. 2 a z uguale x quadro più y quadro, x quadro più y quadro meno z quadro uguale a quadro, z uguale a 0. Non specifica se ha positivo o negativo. Andiamo a fare i nostri fluffi, facciamo le righe separatamente. Questo chi è? Questo è un paraboloide di rotazione. Io adesso lo disegno così perché suppongo che ha queste x, queste y, queste z. Questo è x quadro più y quadro fratto 2a. Ok? Se A è positivo stiamo di sopra, se A è negativo stiamo di sotto, perciò andavo cercando di sapere il segno di A. Poi z uguale a 0 è questo piano orizzontale, questo non ci piove, perciò mi risulta in qualche modo strano, perché questo piano z uguale a 0 va a essere tangente a questo, quindi non mi sembra molto utile per delimitare, però il test è questo stavolta. Andiamo a vedere invece chi è x quadro più y quadro meno z quadro uguale a quadro. Anche questa è una... Allora, quando vedete nell'equazione della superficie, diciamo, nell'equazione in R3, che la x e y intervengono soltanto tramite x quadro più y quadro, cioè una funzione di x quadro più y quadro, allora capite subito che è una cosa di rotazione. Se la volete descrivere nel piano zx, chi è quello che ruota? Quello che ruota è, dovete fare il contrario, cioè x quadro più y quadro diventa x quadro. Quindi qua abbiamo x quadro meno z quadro uguale a quadro, quindi questo è un iperboloide, è esattamente quell'iperboloide a una falda che abbiamo descritto prima. Quello che mi sono dimenticato di dire è che nel caso del genere alfa uguale 0, allora se alfa uguale 0 l'iperbole degenerava in due rette, e quando faccio ruotare queste due rette ottengo una superficie conica, però questo è il caso A uguale 0. Ok? Ok. Allora quando io vado a prendere questo iperboloide, allora, vediamo un po', andiamo, siccome questo è tutto di rotazione, andiamo a descrivere la situazione nel piano zx, ci conviene perché capiamo meglio la situazione. Nel piano zx la mia situazione è quello che ruota, per dare la prima superficie io avrei l'equazione 2az uguale x quadro,
quindi abbiamo z, x, 0, 0, 0, quindi abbiamo z uguale x quadro su 2a. E poi abbiamo x quadro meno z quadro uguale a quadro. Allora, x quadro meno z quadro uguale a 4. Le bisettrici devono essere sempre quelle delle semirette. Ok. Quindi per determinare ciò che ruota, vabbè, questa è dovrebbe essere simmetrica. E quindi devo determinare questi due punti di intersezione. E in tutto ciò z uguale a 0 non mi sembra dire niente, però ho ricontrollato due volte, poi se ho visto male non lo so. Andiamo a mettere quindi a sistema questa qui. Abbiamo detto che l'iperbola z quadro quadro meno z quadro uguale a 4. Ma facciamo x quadro meno z quadro uguale a quadro e 2az uguale x quadro. Quindi sostituendo da sopra otteniamo 2az uguale a quadro più z quadro. Quindi giusto, sì, c'ha ragione. Perché c'ha ragione? Perché qua abbiamo a quadro più z quadro meno 2az uguale a 0, quindi questo è a meno z al quadrato uguale a 0. Quindi come vedete le soluzioni non sono due. Infatti, la soluzione è una, quindi vuol dire che questa qua è tangente a questa. Però a questo punto, questo cosa delimita? Delimita questo. Se non ci metti z uguale a 0 da sotto, non si chiude. Quindi, la situazione è questa qui. Così, così. Vedete che l'algebra aiuta la geometria aiuta l'algebra. Adesso qui abbiamo z uguale a, sono due soluzioni coincidenti, poi x quadro uguale 2a quadro, quindi x uguale radice di 2 per a. Quindi questo punto è questo punto qua è radice di 2 a a. Questo punto è a 0 e questo punto è 0 0. Ok? Quindi come vedete determinare il volume di una figura, come vi ho detto spesso più di una volta, è la cosa difficile, determinare la figura, non fare l'integrale. Allora quindi come lo possiamo scrivere adesso? Quindi quello che io ottengo è la rotazione di quella roba lì. Quindi cosa otterrò nel piano XYZ? Otterrò una cosa fatta così. Qui ci sta una circonferenza, da dentro è una scodella fatta a paraboloide e il profilo esterno è un profilo di un iperboloide.
di una superficie iperbole. Quindi una è una, e questo qua è un altro cerchio. Quindi è una specie di scodella che ha un spessore qua che va aumentando, che si riduce a zero qua. Una tazzina con una base più larga del dovuto, lo spessore non è costante. Ok. Allora, questa è la nostra figura V. Allora, la nostra figura la chiamiamo la D, più o meno una V, essendo un solido. Allora, come si può fare la misura tridimensionale di V? Allora, se vi ricordate la formula per il volume dei solidi di rotazione, si può fare come integrale in dz, e z che varia tra 2, tra 0 e a. Di che cosa? Di a ogni sezione, l'area della sezione è una corona circolare. Qual è l'area della corona circolare? È il greco volte. Allora, io devo avere la x, è compresa, qua devo ricavare la x, la x è compresa, il profilo interno è quello della, del paraboloide, quindi la x è compresa tra quello del paraboloide che è questo, quindi tra la radice di 2 a z, e quello dell'iperboloide, quindi radice di a quadro più x quadro più z quadro. Quindi l'area della colonna circolare è pi greco per il raggio al quadrato esterno meno pi greco per il raggio al quadrato interno, cioè pi greco per a quadro più z quadro meno 4 meno 2 a z. Vediamo se torna. Allora, innanzitutto se z è uguale a 0, questa è la circonferenza di raggio A, cioè il cerchio di raggio A che ha per area pi greco a quadro, che ci troviamo. Se invece z è uguale ad A, qua viene a quadro più a quadro meno 2 a quadro, viene 0, perché quello si riduce alla circonferenza, e quindi torna perfettamente. Quindi questo qui, se preferite, è un semplice integrale, perché questo non è altro che y per l'integrale da 0 ed a di z meno a al quadrato di z. Quindi se io chiamo z meno a, lo chiamo t, questo diventa y per l'integrale tra meno a e 0 di t quadro di t. Quindi questo per simmetria diventa pi greco l'integrale tra 0 uguale a dt, quindi viene pi greco a tutto. Oppure se preferite integrare questo viene direttamente z meno a al cubo terzi valutato tra a e 0. In A viene 0, in 0 viene meno cubo terzi, con meno davanti da pi greco cubo terzi. Pi greco, la stessa cosa. L'integrale era banale, diciamo, quella che era difficile era la descrizione dell'insieme. Ok, facciamone un altro.
un piccolo commento. In realtà noi nel fare questo esercizio abbiamo avuto un piccolo aiuto. Qual è stato il piccolo aiuto? Il piccolo aiuto è stato che questo è un esercizio preparato, quindi i dati che vengono forniti devono avere una logica. Quindi non mi sembrava logico dare il dato che z fosse uguale a 0 delimitasse la regione, quando appena visto in realtà che là non c'era un'intersezione, quindi la, diciamo, quelle due essendo tangenti delimitavano una zona che si andava a, diciamo che poteva essere chiusa solo da sotto, e abbiamo capito che tutto stava a posto e tutto è tornato. Questa situazione purtroppo nel, diciamo, quando ti capita di dover fare un conto reale non ce l'hai, perché i dati forniti non ti vengono forniti da uno che ha preparato l'esercizio, chiaro? Quindi su questo non puoi far conto in genere. Basta tenerlo presente. Va bene, allora solito V delimitato da poi specifica in questo caso la parte interna al paraboloide. Questo perché anche qui siamo in una situazione di perfetta rotazione, quindi in questo, quando siamo in una situazione di rotazione, vedete, squadra più uguale, rotazione attorno all'asse z, non ci pensiamo proprio ad andare a descrivere l'insieme direttamente in R3, ma ci viene molto più comodo descriverlo nel piano ZX. E come si fa a descrivere nel piano ZX? È banale, basta mettere Y uguale a 0. Quindi abbiamo 2AZ uguale X quadro, questa è l'equazione 2AZ uguale X quadro, e poi abbiamo X quadro più Z quadro quadro più z quadro uguale 3 a 4. È chiaro che questa stavolta, siccome già il cerchio, diciamo, già la circonferenza delimita una zona di area finita, e chiaramente il paraboloide la spacca in due pezzi. La parabola la spacca in due pezzi. È chiaro che lui specifica che si intende il pezzo di sopra, però vabbè, conoscendo il volume della sfera, una volta hai fatto l'uno, fai pure l'altro. Lui vuole pure il pezzo di sopra. Ok. Noi calcoliamo quella di tutti e due. Se non l'avesse specificata, noi avremmo calcolato l'uno e poi per differenza metto quello il pezzo di sopra e fa questo. Pezzo di sopra. Adesso come fare? Allora, questo adesso ruota attorno all'asse Z, quindi quando avremo una scodella, diciamo un solido che ha un profilo come una scodella di sotto a paraboloide, e di sopra abbiamo una calotta sferica, una calotta della superficie sferica. Allora, prima di tutto dobbiamo determinare questo punto. Allora, a questo punto dobbiamo mettere a sistema 2AZ uguale X quadro con X quadro più Z quadro uguale 3A quadro, quindi troviamo 2AZ uguale 3A quadro meno Z quadro.
andiamo a, quindi abbiamo z meno a al quadrato uguale 4 a quadro, se ci fate caso, e poi abbiamo x quadro più z quadro uguale 3 a quadro. Vediamo se funziona. Z quadro ce l'ho dall'altra parte col meno, sta a posto, poi c'ho meno, no scusate, più 2az ce l'ho che sta a posto, poi ho a quadro che lo porto dall'altra parte, lo sottraggo e mi dà 3 a quadro, quindi sta a posto. Ok. Quindi cosa ottengo? Ottengo z più a uguale più o meno 2a, quindi noi abbiamo messo a sistema questa con perché allora sì, no no, ok, perché ci sono due soluzioni, vediamo un po', secondo voi perché ci sono due soluzioni? Allora perché qua che ci siano due soluzioni della x mi va bene, x quadro più, allora quindi le due soluzioni sono z uguale a e z uguale meno 3a. Okay. Ok, allora x quadro più a quadro uguale 3 a quadro, perché se metto la soluzione z uguale meno 3a, x quadro non mi dà, viene negativo in questo. Quindi questa soluzione la devo togliere, quindi mi viene x uguale più o meno radice di 2 per a, e che sono questi due punti qua, quindi questo punto qua è radice di 2a, a. Questo punto qua è meno radice di 2a. Riflettendo che era lo stesso punto di intersezione di prima, però è logico perché là c'avevamo x quadro meno z quadro uguale a quadro, se z è uguale a a e x è uguale ad a, no là è il contrario mi pare, cioè se questo è uguale a 2 a quadro e questo è uguale ad a quadro, col più fa 3 a quadro, col meno fa a quadro, e quindi è giusto che faccia lo stesso punto di prima. Sì sì. Ok, allora adesso che dobbiamo fare? Noi quando andiamo a fare il volume, quindi la misura tridimensionale di V è uguale all'integrale tra 0 ed A. Attenzione che qua abbiamo A, questo punto qua chi è? È radice di 3 per A,
perché quando x uguale a 0 qua viene radical 3 per a. Quindi abbiamo integrale tra 0 ed a b pi greco per diciamo qua abbiamo che la x è compresa tra 0 e questo profilo qua, quindi la x è compresa tra 0 e radice di 2 a 0, quindi il quadrato di x è 2 a z, più l'integrale tra a e radice di 3 per a di pi greco, stavolta la x è compresa quando qua abbiamo il profilo della circonferenza, la x è compresa, diciamo x quadro è compresa tra 0 e 3a quadro meno 0a quadro, e quindi mettiamo 3a quadro meno 0a quadro in d0. Verifichiamo sempre che tutto sia a posto. Allora vediamo che quando 0 con la 0 qua mi viene 0, che è giusto, quando 0 è uguale a qua mi viene pi greco per 2a quadro, che è l'area del cerchio di raggio radice di 2 per a, quando z è uguale a qua mi viene pi greco per 2a quadro, si raccorda perfettamente con quello di prima, quando z è uguale a radica 3 per a mi viene pi greco per 0, che viene 0 perché si riduce a un punto, quindi effettivamente dovrebbe essere corretto, e quindi abbiamo 2a pi greco per a quadro mezzi più pi greco 3 radice di 3 a cubo meno z cubo terzi, quindi 3 radical 3 a cubo terzi, quindi qua mi viene pi greco a cubo che moltiplica 1 più 2 radical 3. 1 più 2 terzi, no, sì, più 2 radical 3. Allora vediamo, facciamo un piccolo controllo. Questo è molto più grande di questo, mi convince fino a un certo punto questo discorso. Ah no, però questa qua, scusate, mi ero dimenticato di valutare in A. Allora, questo fa pi greco 3 a quadro per radical 3 a meno a più, anzi meno, z cubo terzi valutato a radice di 3a e ad a, ok? Quindi questo fa y a cubo più y 3 radical 3 a cubo poi meno 3 a cubo meno 3 radical 3 a cubo terzi più a cubo terzi, quindi qua mi viene uguale pi greco a cubo più pi greco per 2 radical 3 meno
8 terzi per A2. Vediamo un attimo se può essere. Allora, anche qua non mi torna tanto, perché vediamo un attimo con la calcolatrice. Radice per 2 è 3, radice per 2 è 3.4, 3.46 circa. 8 diviso 3, sì, no, stavolta può essere giusto, potrebbe essere giusto, perché viene circa 0.8. Quindi viene paragonabile a questo, un poco di meno. Allora, tenete conto che questi due solidi hanno la stessa, diciamo, non la stessa altezza, questo è un'altezza maggiore, questa è un'altezza A, questa è un'altezza che è radice di 3-1 per A, che quindi è 0,7A. Il profilo sì cambia, ma non è che, cioè, dalla figura si vede che non è che cambia tanto, quindi il volume dei due solidi deve essere più o meno delle due metà di questo, diciamo, dei due pezzi di questo solido deve essere paragonabile, e ci siamo, più o meno ci siamo. Certamente, se qua mi fosse venuto vicino a zero o negativo, no. Allora, però uno diciamo, controllare sempre, perché almeno io sono sempre molto distratto, quindi mi capita spesso di fare questo tipo di errori, però il che, diciamo, ha anche delle ricadute positive, perché uno si deve inventare per non fare certi tipi di errore, devi fare inventarti dei controlli sempre diversi. Vabbè, adesso facciamo una pausa.